Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a parlare di novità, perché ci sono un sacco di novità riguardanti l'aggiornamento di questo giovedì. Ben 3 pet se ne andranno qui da Adopt Me, ne verranno aggiunti altri, ma ne parliamo veramente fra pochissimo. Come al solito vi ricordo, prima di iniziare questo video, di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre giù in descrizione potete trovare un sacco di link utili come link per il mio gruppo Roblox. Gli abbonamenti al canale, il link al mio server privato e il link al mio gruppo Roblox. Nel gruppo Roblox, nella sezione negozio, trovate anche il merch. Ce n'è uno nuovissimo, prossima settimana ne esce un altro. Quindi mi raccomando, se siete interessati, se volete far parte dell'SPZ Squad, andate a guardare i link giù in descrizione. Ok, sono in un server ricco, almeno spero di essere un server ricco a sto giro. Sono in un server di una ragazza, di una youtuber che si chiama Brit Day Cake, mi sembra, non vorrei pronunciarlo male. È una youtuber che porta contenuti ad Adopt Me americana, un suo gruppo, e ha dei server. Siccome lei non è proprio famosissima all'incirca i miei stessi follower, ma ha dei server dove puoi andare a far trade, dove non sono sempre pienissimi, ho detto vabbè, proviamo a vedere un po' come sono sti server. Niente, come ho detto prima, oggi parleremo di novità. Qui ho un Aussie Egg, perché il video di domani sarà un video nuovo. Porterò un nuovo format qui sul canale, una cosa nuova, perché ho notato che da un sacco di tempo che non apro uova qui su Adopt Me. Quindi ho detto vabbè, sapete che c'è? È noioso aprirle un po' a caso, così ho detto proviamo magari a fare delle challenge con queste uova. Quindi non vi spoilerò il video di domani, ma sarà un video molto molto interessante. Nel video di oggi, come ho detto prima, andremo a parlare di novità. Abbiamo un sacco di novità, ma non ve le voglio spoilerare subito, così prima facciamo qualcosina, andiamo a guardare un po' come il server, andiamo a vedere un po' come l'accessory shop, andiamo a fare un po' di cose e poi dopo qualche minuto andiamo a parlare delle news. Ma veramente ce ne sono un sacco, veramente un sacco. Sono super gasato per queste news. Ma dove sono tutti? Oh, sono nella caverna? Wow raga, Mega Turtle e Neon Corvo. Ok, ben 41 persone, 42 con la ragazza e con me 43 dentro la caverna. Quindi adesso andiamo a vedere un po'. Wow, abbiamo un Bat Dragon Mega. Ok, pensavo fosse meno ricco, perché per il video di dopo non mi serve un server così ricco. Ma ragazzi, ci sono rimasto? Cioè, ma che è? Oh mio Dio, è davvero davvero ricco. Cioè ok, a parte il Bad Dragon Mega, vedo pet abbastanza normali. Cioè, però comunque abbiamo pet non male. Cioè, me lo aspettavo meno ricco, ecco. Cioè, Baku Mega, Evil Unicorn Neon, Mega Turtle. Poi abbiamo classici pet tipo Shadow, Giraffa, Bad Dragon, bla bla bla. Però mamma mia, veramente veramente carino come server, non me l'aspettavo. Volevo andare a vedere un po' com'è l'accessory shop, perché non ho visto se c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. In realtà non ci vado mai, sto povero negozio, me lo dimentico sempre. E tra l'altro vi faccio già qua un piccolo spoiler. Praticamente l'aggiornamento di questa settimana riguarda anche un po' il petware. Abbiamo foulard rosa, occhiali da sole rossi, scarpette gialle, che ne vado a comprare ancora un paio. Tra l'altro dobbiamo farci un po' di soldi, perché ne ho 11.000 e non sono tantissimi. La coccarda non mi interessa, quindi la lasciamo pure lì. Però siccome un pet riguarda Robux, c'è un altro pet che c'è sempre questa settimana che secondo me non sarà Robux, sarà Bux. Dobbiamo fare un po' di soldi, quindi se anche voi non avete soldi, mi raccomando, andate a farne un po'. Allora, cosa possiamo andare a fare? Non ho più pallida idea. Ah, oh, avevo un cracked egg, ma forse non ce l'ho più. Volevo andarmi ad aprire un cracked egg, così, giusto per far qualcosa. Perché alla fine della fiera io di uova, vediamo un po', egg. No, ce l'ho un cracked egg, scherzavo. E boh, vabbè, ci apriamo un cracked egg. Tra l'altro abbiamo ancora sto witch caravan. Stavo dicendo, vado ad aprire witch caravan, però il problema qual è? Volevo prendere un po' di regali per avere sto witch caravan o wizard caravan, non so bene come si chiami. Vabbè, comunque questo veicolo qua viola, perché io non ce l'ho ancora. Cioè è uscito veramente 6 mesi fa. Sì, comunque ho aperto il canale da poco e non sono ancora riuscito a ottenerlo. Quindi questo veicolo mi manca. Ma stavo dicendo, non so se andare a prendere un Island Cow, perché non ne ho più, non ho né Nessie e né l'Island Cow. Quindi un po' sono messo così, insomma, non è che sono messo benissimo. Però, come potete vedere, questi pet se ne vanno fra 2 giorni. Quindi secondo me, più che l'Island Cow, Nessie varrà un po', perché Nessie c'è stato solamente per una settimana. Cioè veramente veramente poco. E in genere i pet premium, quindi Robux, che rimangono per pochissimo tempo, vanno a valere un po'. Ma tra l'altro abbiamo una missione della scuola e manco me ne sono accorto, quindi lo portiamo detto a scuola. Quindi secondo me, chi ha fatto Nessie Neon? Io purtroppo non ho avuto tempo, mi sono preso una mini pausa, che in realtà dovrebbe essere la norma. Cioè nel senso, io tendo a strafare, cioè fare tanti video, tante cose. Ma sabato, più o meno sabato, però domenica me la sono preso completamente, ma anche sabato, la maggior parte del sabato, della domenica, completamente libera. Infatti non ho postato qui sul canale, ma vorrei cominciare a prendermi 1 o 2 giorni completamente di riposo.
coso alla settimana, perché sennò divento matto. Poi adesso vi spoiler anche qua, non è ancora sicuro, ma dovrei ricominciare a postare sul canale dei vlog. Cioè, poi vi dico, vi spiego tutto, vi mostro tutto quando lo comincio per bene. Comunque ho già iniziato a buttare giù le idee, domani dovrei filmare il primo video, quindi vediamo un po' come va anche quel canale lì, che non è proprio vlog, è tipo, non so spiegarvelo, li facevo in inglese, ma erano tipo dei video morning routine, roba del genere, daily vlog, sì, comunque sì, abbastanza vlog. E non daily, cosa ho detto, day in life vlog, volevo dire, vabbè, quello, insomma, sono un po' impegnato, ecco, quindi non vorrei strafare anche qui, perché poi divento matto. Tra l'altro, non so se l'ho detto, sì, forse l'ho detto nel video con mia sorella, se non avete visto il video con mia sorella, andatelo a guardare, perché l'ho pubblicato ieri, vi sta piacendo un sacco, mi fa un sacco piacere. Era un video un po' così in realtà, cioè non era un po' buttato lì, secondo me dovremmo fare uno migliore, poi lei poverina si vergognava. Comunque fare i video con la telecamera non è così semplice, anche a me ci è voluto un po' di mesi prima che avessi un po' di dimestichezza, e ho visto che molti me l'hanno scritto: per favore Fede, portate video su Brookhaven, fate una serie, Fede, portate video di Brookhaven, il video con mia sorella di Brookhaven, perché ce l'ho già qua. Cioè, se poi molti mi hanno detto: ma Fede, fai un video di Brookhaven con tua sorella, ti prego. In realtà l'ho già fatto, e solo che noi volevamo fare una vera e propria serie, quindi ogni settimana magari, o ogni, non lo so, ogni due settimane portare un video di Brookhaven. L'abbiamo già fatto uno sul canale, quindi lo trovate qui, scrivete Brookhaven Federico SPZ, lo trovate, ed è piaciuto a un sacco di persone. Cioè, quel video ha 15k views, è piaciuto un sacco di persone, quindi sicuramente io porterò Brookhaven. Poi questa settimana registro anche un video con mio fratello, questo uovo non si schiude, quindi direi di vederci fra qualche secondo, fra qualche minuto, quando l'uovo avrà qualche missione. Ok, abbiamo finalmente due missioni, una è quella del sonno, quindi facciamo dormire il nostro cracked egg e poi andiamo a casa e andiamo a fargli far la doccia. Comunque, uno dei prossimi aggiornamenti sicuramente sarà quello della scuola, perché su Adotmi, non mi ricordo come si chiama, Adotmi Test Lab, ecco, da un po' che non ci vado, da un po' che non do un'occhiata ad Adotmi Test Lab, ma vi parlo anche di un po' di novità che non riguardano le news di questa settimana, ma praticamente adesso poi andiamo un attimo a casa, così vi faccio vedere, magari la vado a piazzare qua la casa se libero lo spot. E vi faccio vedere della furniture che hanno aggiunto, che io non me ne ero mai accorto, ok? Però molto molto interessante, che ho notato proprio a casissimo. Cioè, stavo facendo la casa dei fan e ho notato che c'era una roba strana. Ho detto: ma che cavolo è questa furniture? Non c'è mai stata. Ed è una furniture dove puoi pure addirittura interagire. Adesso vi faccio vedere, perché magari detta così non si capisce niente. Ma lasciate perdere il castello, un disastro, ragazzi, avete ragione, non ho avuto tempo di sistemarlo, è un pastrocchio. Allora mettiamo l'uovo a far la doccia, e vi faccio vedere già qua. Se noi andiamo qua da qualche parte, dovrebbe esserci, che io non ho neanche notato che l'hanno aggiunto, tra l'altro, plain shape, no, ma non c'è qua, tipo l'hanno messa a caso che non si vede, è fashion, scriviamo fashion. Raga, no, vi giuro che adesso non sono pazzo, ma hanno aggiunto della roba allucinante. Cioè, secondo me o c'era già e non me ne sono accorto e sono un abbo io, oppure non lo so, perché guardate qua tutta sta roba. Cioè, abbiamo voting table, poi abbiamo le voting chair, quindi dovrebbe stare tipo, oh mio Dio, così. La cosa più assurda, spero di trovarlo, e ovviamente non lo trovo, ecco qua, voting voting paddle, credo si chiamino così. Ma raga, ma voi ci avete mai fatto caso di sta furniture? Cioè, a parte la sedia che io c'ho, c'è sempre stata, ma questa roba, cioè, guardate. E io se schiaccio su, ho sbagliato, ecco qua, posso scegliere tipo un voto da 1 a 10, 100, batter le mani, e ho tipo la mia paletta. Se io ci schiaccio sopra, vado a votare, vedete? E si vociferava che su Adotmi, perché anche lì avevano introdotto su Tesla un nuovo edificio che era il salone di bellezza, e su quel salone di bellezza c'era questa roba qua dove tu potevi votare, insomma, i pet. E se ci pensate, ha senso, perché che cosa hanno messo a fare il salone di bellezza? Quindi spero che molto presto introducano questo nuovo edificio dove si possono, ad esempio, fare i pet, colorarli, eccetera eccetera, e poi portarli al fashion show, insomma, e essere votati, eccetera eccetera. Sarebbe un minigioco interessante. Cioè, Adotmi dovrebbe mettere più minigiochi, è un po' noiosetto così, cioè a parte le missioni, a parte le a scambiare cose così, e non si può fare nient'altro. Quindi se introducessero tipo dei minigiochi come questo qua, il fashion show, o se togliessero Stot Spring che non serve praticamente più niente, e mettessero di nuovo il campo da calcio dove puoi giocare con la palla, e mettessero un nuovo minigioco, una formichina carina, sarebbe molto molto interessante, perché renderebbe Adotmi più più divertente, nel senso io ci passerei più tempo su Adotmi se ci fossero dei minigiochi. Ecco qua, siamo sul canale ufficiale di Adotmi e abbiamo Jesse che dice che è tornato, è passata una settimana prima di registrare questo video eccetera eccetera, e dice che abbiamo ancora pochissimi giorni, cioè va dritto al sodo GGS, e dice che abbiamo pochissimi giorni per prendere l'Island Cow e Nessie, veramente due giorni, ve l'ho fatto vedere anche prima, giovedì praticamente entrambi non ci saranno più. Ma attenzione, questa settimana verrà eliminata
nominato da Dotby un altro pet. Cioè questo pet qua sparisce, l'Irish Water Spaniel. Già l'Irish Water Spaniel, mega. Io sapevo, poi magari mi sbaglio, sapevo che fosse un pet abbastanza raro. Ok, abbastanza difficile da ottenere. Un pet un po' ricercato. Adesso che lo andranno a levare, raga, cioè veramente varrà un sacco, veramente un sacco sto pet secondo me. E se ne va lui. Posto dell'Irish Water Spaniel, finalmente abbiamo una, come chiamarla? Non mi viene, si chiama Glacier Moth. Però sarebbe la falena di ghiaccio, una roba del genere. Glacier, non lo so. Non so neanche se esiste, sinceramente. Comunque sì, è tipo sta roba qua. Non è la classica falena, ok? È tipo una roba del genere. La classica falena è un po' diversa. Aspetta, che secondo me è carino, ci sta un sacco. Poi fatemi sapere voi sotto i commenti se vi piace o meno. A me piace. E dice che da giovedì, quando andremo al negozio di accessori, se noi compriamo 5 UCG items, che sono quegli oggetti lì che vanno comprati con i Robux, praticamente potremo ottenere una falena glaciale. E aggiungono anche un nuovo pet, un nuovo cane, che è il Bloodhound. Non so quale tipo di cane sia, non lo so. Ricorda tipo un beagle, ma non credo sia un beagle. Non la conosco questa razza di cane. E aggiungeranno addirittura 3 pacchetti per addobbare. Un sacco di roba, raga. Un sacco di roba. Ok, direi di concludere qua questo video. Ho detto praticamente tutte le news. Ricapitolando, 3 pet se ne vanno via. Se ne va via Nessie, se ne va via la Highland Cow e se ne va via l'Irish Water Spaniel, che si otteneva tramite l'acquisto di 5 UCG items all'interno dell'accessory shop. Poi comunque io ovviamente in live farò un giveaway, perché ho visto che vi è piaciuto un sacco il giveaway in live. Quindi mi raccomando, questo giovedì alle 17 puntatevi qualcosa, puntatevi una sveglia. Poi metterò ovviamente la live, potete mettervi proprio in memoria qui su YouTube. Ma alle 17 questo giovedì farò una live dove andremo a vedere l'aggiornamento insieme. Andremo a comprare questa nuova Ice Moth, andremo a vedere questo nuovo cane, i nuovi pacchetti, staremo un po' insieme e farò il giveaway in live. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao!